Non fa quasi più notizia ormai la presenza dei cinghiali nelle località collinari o addirittura costiere. A Monte Silvano il fenomeno si ripete anche nei pressi del Pala di Martin, a ridosso della riviera. Stamani abbiamo incontrato il sindaco De Martinis. È sempre più frequente la presenza di branchi di cinghiali in città, soprattutto a ridosso della zona collinare e soprattutto a ridosso delle abitazioni e anche di parchi pubblici. Sono tante le segnalazioni, a seguito delle quali, sentito l'ISPRA, ho proprio nella giornata di ieri emanato un'ordinanza per dare la possibilità alle guardie venatorie, sempre comunque in sinergia con la nostra polizia locale, per l'abbattimento di animali qualora questi si avvicinassero appunto a delle zone abitate. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, i lockdown che ci sono stati durante soprattutto il primo periodo legato al Covid ha fatto sì che tanti animali, non soltanto i cinghiali, trovassero spazio dove fino a qualche tempo fa magari non risultavano avere ambienti liberi da persone e autoveicoli. Questo fenomeno poi in qualche modo si è protratto nel tempo, certo in maniera ridotta, ma probabilmente questa è una delle cause. Non solo questo però, perché gli animali sono per loro natura alla continua ricerca di zone e di zone fertili dove poter in qualche modo scorrazzare e trovare cibo, e quindi diciamo che nelle nostre zone collinari, come del resto nelle zone collinari dei comuni limitrofi, questo spazio c'è in abbondanza. C'è da dire che non sono l'unico comune a aver adottato questa ordinanza, che ovviamente è in linea con le normative nazionali vigenti, ma anche i comuni limitrofi hanno fatto la stessa cosa, e nelle scorse settimane appunto le guardie venatorie sono in qualche modo, nel momento in cui segnalata la presenza di cinghiali, sono pronti ad intervenire. E se gli ambientalisti insorgono? È vero che la natura va tutelata, è vero che ci mancherebbe, è vero che dispiace sempre comunque quando c'è l'abbattimento di animali, ma è vero pure che in questo caso si tratta di animali che per loro natura sono anche pericolosi.